Ciao a tutti, ecco voi un nuovo video di ricostruzione. In questo video vi farò vedere l'utilizzo di questo kit che mi è arrivato come rinforzo di unghie naturali in acrilico. È un kit che mi è arrivato e ho deciso di provarlo con voi. La procedura non è perfetta, vi spiegherò poi comunque nei vari dettagli perché, però mi è piaciuto veramente tantissimo, dura veramente 2, 3, anche 4 settimane senza problemi come una ricostruzione, quindi è il top. I prodotti nel kit che ho utilizzato è questo, che è una resina, che quindi è una colla, le polveri acriliche e poi ho anche un prodotto attivante che però non ha l'odore dell'acrilico, quindi è proprio un prodotto ibrido che si trova in mezzo a tutto quanto. Io ho tolto quasi tutta la ricostruzione, ho tenuto uno strato sottile, ma proprio sottile per non andare comunque a sollecitare troppo la mia unghia. Come prima cosa dovete mettere la colla, molto sottile, poca colla, fino a circa tre quarti dell'unghia, e poi mettete l'unghia dentro il barattolino, oppure comunque vi aiutate con qualcosa per buttare questa polverina sopra l'unghia. Aspettate qualche secondo, spolverate. Poi cosa dovete fare? Dovete ripetere lo stesso procedimento, però fino alle cuticole. Un accorgimento: state molto molto sottili sulle cuticole, perché io purtroppo, essendo la prima volta e non sapendo bene dosare il prodotto, sono stata un po' abbondante nelle cuticole, quindi c'è un po' più di prodotto, quindi prestate molta attenzione, state molto molto sottili. Questo è un rinforzo delle unghie naturali fatto in questo modo, dove comunque vi do un consiglio di ricordarvi sempre la storia della bombatura, della struttura, che comunque bene o male ci deve essere, perché sennò se tenete le unghie soprattutto molto lunghe andrete comunque a sollecitare, a rischiare di romperle, quindi ricordatevi lo stesso la procedura. A seconda delle vostre unghie, se sono deboli, tanto debole o poco debole, potete decidere se fare questo passaggio e fermarvi, oppure, come vedete in questa clip, vedrete che io l'ho passato tre volte, perché lì c'è scritto che per dare un massimo rinforzo c'è bisogno di fare tre passate. Poi, quando le ho fatte, nel mio caso, mi sono resa conto che non era necessaria la terza. Infatti vedrete uno spezzone dove comunque vedrete solo due passaggi. Come vi dicevo, questo prodotto è ibrido, nel senso che è particolare, strano, diverso dal solito, appunto è un rinforzo su unghie naturali. L'ho provato, adesso ce l'ho su comunque da 3 settimane, non ho avuto problemi, non ho avuto sollevamenti, quindi è molto consigliato, almeno dal mio punto di vista. Comunque nel box informazioni vi metto due cose: uno, il link al kit se vi interessa comunque vederlo, acquistarlo, insomma scegliete assolutamente voi, e due, un video dimostrativo come utilizzare alla perfezione il prodotto. Mi dimenticavo che dopo aver fatto due o tre strati dovete ripassare ancora questa colla sopra che chiude, e poi spruzzare un po' più distante rispetto a quello che ho utilizzato io nel video, perché io sono stata un po' troppo vicina, poi mi sono resa conto che dovevo stare un po' più lontano. Spruzzare appunto quel prodotto che avete visto prima come attivatore, che l'ho messo appunto nel barattolino a spruzzo. Dovete tenere circa 20 cm di distanza, se non ricordo male, e spruzzate, questo praticamente farà indurire tutto quanto. Io ovviamente ho fatto un dito per volta per provare. Ho aspettato un pochettino perché bene o male non c'erano scritti i tempi di asciugatura, ma sono molto 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 rapidi. Dopodiché comunque come passaggio finale bisogna andare a limare, quello ve lo spiego dopo. Come vi dicevo, mi sono trovata molto bene, ovviamente essendo la prima volta è tipo un test su strada insieme a voi di questo prodotto. Ci sono 1800 accorgimenti che mi sono resa conto dopo, però comunque l'importante poi è il passaggio molto più importante secondo me, è oltre dosare comunque la colla, perché meno colla, cioè se fate degli strati molto sottili di colla non avete poi molto da limare, ma il passaggio molto importante, che comunque non era ben spiegato secondo il mio punto di vista, è la limatura, in quanto voi vi dovete sempre ricordare tutti gli accorgimenti della struttura, perché quando andiamo a limare, limiamo dall'esterno verso l'interno la punta, i laterali, il giro cuticole, così meno guardando di lato dovete comunque vedere una leggera bombatura, perché senza la bombatura, quindi unghie assolutamente piatte, non vanno bene, soprattutto quelle lunghe, ricordatevi, quindi un po' di struttura ci deve essere per forza. Mi raccomando, state attenti nel giro cuticole, perché se come me, essendo la prima volta, mettete troppo prodotto, si formano troppe cunette e quindi stanno veramente male. Io adesso vi sto facendo vedere appunto su quest'unghia, che ho fatto solo due strati rispetto all'altro, e secondo me sul mio tipo di unghie andavano benissimo come vi ho detto. Qua sta a voi se infilare un dito nel barattolino oppure aiutarvi con qualcosa, perché se fate questo servizio alle vostre clienti non è igienico mettere il dito nel barattolino, quindi vi dovete aiutare con qualcosa. Io ad esempio qua avevo lo spingipelle, se lo fate su di voi potete assolutamente scegliere quanto farlo. Di questo kit ho immaginato che comunque la colla finisse subito, quindi se doveste mai comprare questo kit vi consiglio di comprare già una colla in aggiunta. Oltretutto non ha un odore fastidioso questa colla per il mio punto di vista, e secondo me essendo una colla può essere assolutamente usata in qualsiasi cosa. Come vi dicevo, l'azienda mi ha contattato, mi ha inviato questo prodotto da provare, ho deciso di accettare perché come vedete è un prodotto diverso dal solito. Voi sapete che io amo
le cose diverse dal solito, le cose particolari, e quindi ho accettato senza troppi problemi. Non sono pagata, quindi se vi piace bene, se non vi piace assolutamente a me, non viene in tasca niente. Vi volevo appunto far vedere, anche se che si è spostata appunto l'inquadratura, i due passaggi. Come vi dicevo, la cosa più importante è l'animatura, e infatti ci sono le lime nel kit, e nel kit c'è anche il buffer, perché come ultimo passaggio prevede comunque di passare il buffer, che è un mattoncino piatto con due facce, dove una leviga bene e l'altra lucida, ed è un po' il sistema anche per la chiusura dell'acrilico, che se non si vuole sigillare si può fare esattamente in questo modo. Sta un attimino a voi, di certo io ho preferito fare questo sistema, e come nel foglio illustrativo, perché all'interno trovate anche la spiegazione nel foglio illustrativo, prevede poi di utilizzare un classico top coat smalto classico per sigillare tutto quanto, e quindi voi poi potete procedere a mettere il colore, a mettere lo smalto, il semipermanente, il gel, potete scegliere assolutamente voi. Essendo un sistema che indurisce come l'acrilico, ovviamente la rimozione, come dovete farla? Dovete assolutamente limare. Sinceramente non so se essendo acrilico si può anche sciogliere, però anche metterlo in ammollo per 15-20 minuti mi sembra un po' troppo, quindi meglio comunque limare. Quindi è un po' come una ricostruzione classica, un sistema classico, anche se utilizzati con prodotti diversi. Questo è il quanto del tutto del video, fatemi sapere comunque cosa ne pensate, fatemi sapere se mai acquisterete questo kit, soprattutto se conoscete il kit e la marca, perché io la marca l'ho sempre sentita, ma non ho mai acquistato da loro, quindi fatemi sapere per chi ovviamente conosce il tutto. Al prossimo video, un grosso bacio, ciao!